Signorini convoca Tavassi nel confessionale del GF VIP, nei guai a poche ore dalla finale. Alfonso Signorini è intervenuto nella casa del Grande Fratello VIP per salutare i concorrenti che lunedì 3 aprile si disputeranno la finale. Una volta fin collegamento con i VIP, però, il presentatore ne ha approfittato per parlare in privato con uno di loro. Edoardo Tavassi. Il finalista è finito sotto la lente di ingrandimento per i toni e i termini utilizzati nel corso di una recente lite con Micolin Corvaia. Approfitto di questa cosa anche per fare due chiacchiere brevissime con te e dirti questa cosa importante. Ha detto il conduttore a Tavassi una volta rimasto solo con lui nel confessionale. Signorini aveva salutato tutti gli inquilini della casa di Cinecittà, complimentandosi per essere arrivati in fondo. Prima di chiedere di essere lasciato solo con Edoardo. L'altra sera, quando hai litigato con Nicole ed eravate in una situazione di intimità. Ti sei lasciato andare ripetutamente a delle parole che noi abbiamo detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata alla telefonata di due fidanzati. Non va bene, è stato il rimprovero del conduttore. Lo so, ma non era aggressiva. Si è giustificato il concorrente, un aspetto sul quale Signorini si è detto d'accordo. Pur restando sul punto, non avevi un atteggiamento aggressivo. Semplicemente. Vogliamo riportare alla normalità e alla buona educazione. Adesso goditi il weekend e la finale. La lite alla quale Signorini fa riferimento risale a qualche giorno fa. Sei una sfigata e basta. Ma proprio una povera sfigata, detto questo andiamo avanti così, non me ne frega un cavolo a me del Grande Fratello. Della finale, non me ne frega, fai quello che ti pare, aveva esordito Tavassi furioso. Sei una povera sfigata, non te ne frega zero, non te ne frega un cavolo e questa è la dimostrazione. Ennesima, ma io mi segno tutto, quindi stai a posto così, brava, ma non ti preoccupa a me non me ne frega un cavolo. Vai, vai, vai tranquilla. È una consapevolezza mia, basta, come se te non indovinavi la cosa mia. Ma che me ne frega a me, no, i film, hai ingigantito, poi con Jaele, in confessionale. Ma vattene a falò. Vai, vai, vai fallo vincere Auriano a questo GF. Zine pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapo. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât